Capitano Zodiac, oggi sono qui in compagnia del Nitro con la voce davvero malaticcia, sentiamolo. Sì, malaticissimo, no, malaticcia, sono Catarrosa la capa. voce. Sì, potrei scatarrare ovunque. Oh, dai, finalmente ragazzi, è tornata la coppietta d'oro Nitro e Zodiac a commentarvi un po' questa partita. Introduci un po' la partita, poi spieghiamo perché abbiamo scelto questa partita. Vai, vai. A posto? Mi lasci la parola? Ah, c'è, va bene. Allora, è una doppia mob su MV3 ovviamente. In Intersection la Spiega perché mappa. Un MV3 non la attimo, un comunque. attimo. Io c'ho la voce da Gesù e mi fai parlare. Sei bastardo. Allora, dicevo, è una mob in 3 contro 3. È in Intersection con la CR. E non badate ai. Lì hai cose specialista perché dovevo fare le sfide, infatti avevo ricognitore, scudo blindato e mira stabile, cioè. Ricognitore diciamo che è utile però, perché quando lo ferisci tu puoi vedere sulla mappa, no? Giusto. Sì, vabbè, però non è che per fare una serie di questa grande utilità. Boh, ma scudo blindato è troppo cane contro tutti quei cazzo di puffi che ti arrivano, per me è Sì, utilissimo. a un certo punto mi tiravano l'XM, quindi. E il terzo cos'è che io non ho capito? Mira stabile. Boh, mira stabile per gli handicappati come lui, ragazzi, c'è poco da fare, se no sapete come va a finire, chissà dove finirà. Però è riuscito a fare una doppia MOA, mamma mia. Vabbè, non dico che, cioè, non dico che erano forti gli avversari, però poi me la sono giocata molto in questa cazzo di casuccia che mi parerà il culo da buon camper, avevo anche la Claymore, era dal portatile. Schifoso, schifoso. E vabbè, poi c'era Crociati di Zodiac sempre con i suoi giubbottini perché lui nel mezzo d'estate va in giro con i giubbotti, c'ha freddo. Ormai ragazzi tutti sul live mi chiamano l'uomo giubbotti e wow, tutti, cioè arrivo in qualsiasi cazzo di gruppo. Oh, guarda c'è giubbotti e wow, ah, c'è lui. Simpatici proprio. Sì, simpaticissimi. Vabbè, una doppia mob perché? Perché abbiamo deciso, dato che ci hanno, diciamo, sfidati sulla pagina Facebook, No, no, l'invito ragazzi, ragazzi, lui è malato, a però cliccare. fa tutto lui, Leone. Allora, basta, io sto zitto. Ah, ok, posso parlare? Parla, non lo so, come Allora, mai? vedi. Allora, sulla nostra, cioè, bellissima fanpage, i nostri iscritti ci hanno sfidati, perché loro sono un po' bastardi con noi. Allora ci hanno detto, boh, ragazzi, vogliamo vedere fino a che punto riuscite ad arrivare. Questo va bene, però sulla GOPS 2 no, perché fa veramente schifo. Va bene, noi vi veniamo incontro, però vogliamo qualcosa di epico. Ah, ci siamo messi lì un po' così a pensare, ho detto, beh, per noi epico sarebbe fare delle doppie MOAB con armi diverse, rushate ovviamente, però. Aspetta, aspetta. Qua mi sa che devo tagliare un pezzo perché tipo si vede zomba col cecchino, vabbè, tralasciamo. Boh, stavo Lo dicendo. lascerò tanto per far vedere quante power era sopra un camion, tanto per dire. Stavo dicendo che allora ci hanno sfidato, ci siamo messi lì un po' a tavolino, abbiamo scelto di fare queste doppie MOAB, però non con tutte le armi ovviamente, perché sennò cioè, abbiamo ancora una vita, non possiamo star lì mattina alla sera. No, Satanic no. boh, Satanic no, fa tutto lui e lui fenomeno. Beh, perlomeno con le mitragliette e i fucili d'assalto lui riuscirà. Riuscirà. Adesso ne abbiamo da parte un paio. Abbiamo scelto di portarvi questa così, ma non la calcoliamo, solo l'introduzione. Poi da lì si parte cercando di fare doppie mob con le armi un po' più semplici. Poi vedremo di scendere un po' più nel dettaglio perché abbiamo deciso di accettare questa sfida, far vedere che comunque, cioè, siamo forti, siamo organizzati e riusciamo a fare quasi tutto su questo bel gioco MV3. E stiamo Ce la aspettando MV4 sbattiamo. perché la GOPS 2 fa schifo. Ma che cazzo vuoi? C'hai 20 meg in Svizzera che sono come 800 meg in Italia. Io ho 7 mega. Qua prima muove, tanto per dire. No, Io ho ragazzi, 6. poverino, lui ancora non ha capito, cioè, come funziona Black Ops 2, ma boh! Cioè, allora lui pensa che uno con 50 mega va meglio di uno con 20 mega, perché lui non ha capito che è il ping che gioca, che conta su sto gioco, per cazzo. C'ho 73 di ping. Ma ok, tu fai schifo col ping, va bene. Io ho 20 mega, lo dico adesso tutti. Oh, connessionato! Pazzo! Connessionato! Però ho il ping a 40.
Adesso io ho degli amici qua di Xbox, cioè gente che gioca con noi che ha 15, 10 mega, ma il ping a 20. Quindi non è che alla fine è sta gran cosa 20 mega con ping a 40. Perché su Black No, ma Ops 2. comunque. No, aspetta, aspetta. Perché. No, aspetta, fammi dire una cosa intelligente. Victor ha i 100 mega con 4 di ping e gli dà sempre 3 tacche. Spiegamela. Ma questo non te la so spiegare. Sarà spiegato lui. No, però, ragazzi, dovete capire che su Black Ops 2 c'entra solo il ping. Cioè, non è come gli altri giochi tipo MW3 che se sei connettato fai il giro mortale, fai quello che vuoi all'avversario, non ti porca troia, che cazzo è? Sta morendo. Oh, non collassarmi, eh. Allora, stavo dicendo, stai zitto, Sto aspettando mio stai padre per la zitto. duecentesima volta. Stavo dicendo che su Black Ops 2 allora conta solo il ping. Se sugli altri giochi non conta, contano solo i mega, su Black Ops 2 invece conta il ping. Che in pratica è il ping è il tempo che ci metti tu quando ti connetti a inviare un pacchetto al server e il server te lo rimanda indietro. Questo tempo è calcolato in millisecondi e più ce l'hai basso, più spacchi il culo agli avversari. Quindi se io ho 20 mega 40 di ping, ma uno con 10 mega e 20 di ping va meglio di me. E quindi l'host va a lui. E questa è un po' la fregatura di questo gioco, o no, Nitro? Sì, vabbè, basta, mi viene da piangere. Ho speso 70 euro, è stato un anno a aspettare sto gioco, ho stato. Ho stato. Adesso è uscito e sono retrocesso. Boh, dai, spiega un po' ancora un po' della partita, perché sennò siamo qua solo a fare i cazzoni. Spiega un attimo, guarda che. Allora, cosa si può dire? Trucchetto. Possiamo. Ah, ma trucchetto. Sicuramente avere dei nemici scarsi. Perché? Oh, per la gente scarsa come lui, cioè, servono i nemici scarsi, perché sennò non si muove. Beh, certo, per nemici scarsi si intende gente che non si sdraia ogni volta che si accia il grilletto. Manco avesse il joystick buggato. Oh, i dropshotari sono i peggiori schifosi. Cioè, a me stanno proprio Beh, sul culo. Cioè, tu arrivi lì, poi, cioè, su Black Ops 2, una cosa. Tu inizi a sì, sparare, beh. quelli si abbassano, si fanno anche un pompino velocissimo, poi si siedono. Cioè, Ma questi che su Black Ops usano il fall manco fosse l'M27? ah, sì, Cioè. quelli col joystick, col rapid, bruttissimi. Sì, con le mod, no? Come quello che ho io. Capisca, però non diciamo altro. Sì. Boh, allora ragazzi, sappiamo che ci sono i soliti bimbi minchia che diranno: ma è facile fare la doppia mo con l'MP7. Oh, va bene? Con la CR. No, va bene, va bene. Noi siamo talmente pro che vi portiamo la tripla MOAB di MP7 rushata. Una cosa. Ma non dovevi dirlo. Ma dai, zio, se no. Cioè, te lo Vabbè. aspetteranno. No, no, la dico, la dico. Cioè, devo fare i complimenti La sbanfi tutta. a Anit. E stava per fare la quadrupla, ma è morto come uno sfigato a 4. Poveretto, però vabbè. Vedrete tutto tra qualche partita. No? Adesso la mettiamo subito. Dobbiamo decidere ancora un attimo. Facciamo salire la suspense, come si dice in inglese. O no, prof? Prof, sono io il prof. La mia prof per caso. Siete voi che in Italia fate English dalla terza asilo, no? No, sempre, io dalla prima Ah asilo. sì, tu sei nato già con l'inglese. Io sì, in terza asilo sapevo dirti come si chiamava mio nonno, in inglese. Sì. In inglese è diverso. Cazzate, Se in italiano si chiama Giovanni, in inglese si chiamano Giovanni. Giovanna! Proprio inglese, va bene, dai, dai, dai. Aspetta, qua sta finendo la partita. Bam, penultima. Una Penultima rigiata. con la scatarrata sniffo. Bam, mob, basta. Possiamo chiudere qua i commentary, direi. Facciamo Cioè. mob così semplice, con la CR. La CR, vabbè, sì, vabbè. Va bene, Ci ragazzuoli, da Zodiac e da Nitro. puntavo. Ciao, ciao. Ciao, belli. Volete una scatarrata? No, no, no. Non l'avrete. Missione
Connessione compiuta. Ottimo lavoro.